vista da oggi del ciclismo è un po' rallentato per colpa del coronavirus, però c'è tanta volontà, ci sono tanta gente che vuole andare in bicicletta. L'attività è stata, diciamo, sospesa, programmata nei tempi giusti, ma sospesa nel mese di maggio. Ora ricadiamo di nuovo nello stesso errore, però penso che non si può andare avanti per questo motivo. Sono state fatte alcune gare anche a titolo individuale, che il decreto ce lo permetteva, adesso neanche quello. Ma l'attività, diciamo, è stata focalizzata soprattutto nell'attività su pista, nel velodromo. I ragazzi venivano ad allenarsi e nel passato, diciamo, abbiamo avuto il grande Paolo Tiralongo, Giampaolo Caruso, Peppe Palumbo, Peppe Di Grande, di Belvedere. Da quando è stato ricostruito di sana pianta siamo riusciti ad ottenere un impianto a regola d'arte, le misure olimpiche 333,33 con curve abbastanza sopraelevate a 35 gradi, e quindi è stato considerato un impianto di categoria B per poter ospitare anche manifestazioni internazionali. Quindi sono passate tantissime generazioni di atleti da questo impianto. Adesso siamo in una fase in cui abbiamo ripreso sicuramente ad andare avanti. Abbiamo partecipato ai campionati italiani l'anno scorso e quest'anno con buone individualità. Abbiamo rischiato 15 giorni fa di fare gli europei elite e juniores e poi hanno optato per Fiorenzuola perché era più vicino rispetto, diciamo, alle sedi di tutte le squadre europee. Ma facciamo valutazioni funzionali con il drivo, diamo indicazioni di allenamento, di alimentazione, cioè facciamo scuola, non facciamo soltanto una società che gestisce un impianto, noi facciamo scuola di ciclismo. Abbiamo anche una scuola giovanile di ciclismo per i bambini che avviamo al ciclismo, oltre ad essere poi un centro di specializzazione per la pista.